Anticipazioni GF VIP, ecco cosa vedremo stasera 27 novembre 2017 Winsweden. Dopo più di due mesi di programmazione, questa sera andrà in onda la penultima puntata. Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato al Grande Fratello VIP 2. Oggi, lunedì 27 novembre 2017 in prima serata su Canale 5 verrà trasmessa l'attesissima semifinale del reality Mediaset. Quindi i telespettatori assisteranno alla penultima puntata del show capitanato da Ilaria Blasi e con la collaborazione di Alfonso Signorini. Alcune ore fa, la redazione del programma ha rilasciato un comunicato stampa dichiarando che questa sera ci saranno ben tre eliminazioni. Quindi oltre ai nominati della settimana Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser, sono a rischio anche, l'attore Lorenzo Flaherty, la modella ceca Ivana Mrazova, il televenditore Raffaello Tonon e l'ex tronista Luca Onestini. Mentre sono salvi la De Lillis, Jespica e Bossari perché già sono stati decretati finalisti attraverso un televoto lampo. Chi accederà all'ultimo appuntamento della trasmissione targata Endemol? GF VIP 2, Cecilia Rodriguez ritorna nella casa di Cinecittà. Intanto, possiamo anticiparvi che nella semifinale in onda questa sera, ci sarà un clamoroso ritorno all'interno della casa del cancelletto Grande Fratello VIP 2. A quanto pare, varcherà di nuovo la famosa porta rossa cancelletto Cecilia Rodriguez che farà una bellissima sorpresa all'ex ciclista Ignazio Moser. Qualche giorno fa l'Argentina gli ha mandato un messaggio aereo per incoraggiarlo ad andare avanti anche senza di lei. Mentre in una recente intervista a Verissimo, la sorella minore di Belen ha dichiarato di essere molto coinvolta del trentino e che non vede l'ora di riabbracciarlo. Ma durante la serata accadranno tantissime altre cose, la prova ricompensa, si parlerà del presunto bacio tra Onestini e Ivana e tanto altro ancora. Lunedì prossimo ci sarà la finalissima. Quindi manca solo una settimana alla finalissima del GF VIP 2, infatti verrà trasmessa su Canale 5 lunedì prossimo. Inizialmente i vertici Mediaset avevano fatto un cambio di palinsesto, la puntata conclusiva era prevista per martedì 5 dicembre 2017 in modo di dar spazio al primo appuntamento di Music. Ma l'enorme successo che sta ottenendo la serie di Rai 1 scomparsa, ha fatto cambiare idea ai dirigenti. Quindi lo show musicale di Bonolis e Laurenti partirà da mercoledì prossimo. A questo punto i fan del reality saranno curiosi chi vincerà questa seconda edizione. Sarà l'esperta di tendenze oppure Bossari? Entrambi, secondo i sondaggi, sono i più favoriti.